Oggi ragazzi siamo sul nuovo video di Darksiders 2 Definitive Editions e ovviamente siamo in un capitolo molto bello perché esploriamo una nuova zona, raga. Infatti ci sono, che vedrete, alcune secondarie che non ho potuto fare perché per farle dovevo andare in questa nuova zona e questa nuova zona faceva parte della missione principale. Per sbloccarla dovevo andare avanti col gioco, quindi ho detto aspettiamo un attimo e lo facciamo insieme. Vi lascio al video. Eccoci qua, aspettate che posso andare, ragazzi. Salve ragazzi. Oggi siamo qui proprio con lui, con il nostro carissimo Svendeste. Ragazzi, dipende dalla vita della vita che io ho fatto alcune secondarie, che ho fatto vedere poco fa a Swain. Però queste tre secondarie non le posso fare perché tutte queste portano all'albero della vita. Ho detto no, non posso andare là perché poi mi becco le missioni, devo fare la principale per forza. Quindi ho pensato di fare tutte cose con voi oggi. Ah ok, che cazzo. Vediamo che succede. Ah, che bello! Oh, gruppo! Ma che cazzo? Penso che mi trascina la gente, che forza. Questo è un bel sistema per entrare dalle porte. Andiamo a metterlo pure a casa mia. Ero del tuo peccato. Ma che cazzo? Come di una medaglia d'onore. Ma che bello. Cosa cerchi, cavaliere pallido? Il ritorno dell'uomo. Su un pianeta sterile e morto, gli umani sono deboli e semplici, non sopravviverebbero alla resurrezione. Ok, va bene. E non la meritano. Non sta a noi giudicare. Io voglio solo salvare Guerra dalla punizione del Consiglio. L'altro cavaliere della poveretta. Nephilim, ne salveresti uno solo, ma non tutti gli altri. I Nephilim minacciano l'equilibrio. Se avessimo preso l'Eden, nulla di questo sarebbe successo, ma tu hai preferito massacrarci e intrappolare le nostre anime nel tuo amuleto. Va bene, chi okay. Sei tu? E chi sei? Dovresti saperlo. Un tempo mi chiamavi fratello. Absalom. Absalom. Ho rinunciato a quel nome. Ora corruzione. Corruzione. Sono okay. Nato il giorno in cui levasti la falce contro di noi. E presto sarò tutto. Dalle radici avvizzite ai rami spagli, l'albero della vita è vittima della mia oscurità, e nemmeno morte potrà sfuggirle. Perché ho l'impressione che dovremmo affrontarlo? Che non cos'è che... l'anima? Sì. Per alcuni era scintilla che lotta contro le tenebre. Penso che sia il sì. Fuoco della vita stessa. Non è l'impressione. Che dire di morte? Che divenne il mietitore quando massacrò i Nephilim. Uccise i fratelli, i compagni e Absalom. Ok, che si sta facendo la storia morte! Di quello che... Morte! Per quale motivo uccidi i tuoi? I Nephilim non hanno diritto all'Eden. Ok. Ci sono regni per angeli e demoni, perché non per noi? L'Eden appartiene all'uomo. Appartiene a chi lo conquista! Quindi hanno combattuto. Ecco. Dopo là. Milioni di questi anni cavalieri. Rimane la domanda. Valeva la pena? Fratello! Quel singolo istante. Diede vita alla corruzione. Ok. E lo incoronò fratricida. Va bene, ok. Quindi abbiamo ucciso, diciamo, a lui e si è stato tutto. L'amara vittoria non si poteva cancellare. Io ancora devo capire bene tutta la situazione, però vabbè. Non ho giocato a quello prima, che serveva quello con Guerra, però. Okay. L'albero della morte. Abbiamo aperto la porta? O di chi è? Il cavaliere pallido. Non è strano che così tanti siano arrivati fin qui per mano tua? Luca Bruni, Svene. Eppure, visiti così di rado il regno dei morti. Ah, questo è il regno non dei morti. Non intendevo visitare questo luogo maledetto. Mm-hmm. Cercavo l'albero della vita. L'ho trovato.
Ora sono qui. Io sono qui. Tu. L'albero non è un punto di arrivo. Nessuno può tagliarti meno. Allora sono stato tradito. Non te la vede la saggezza dell'albero in commissione? Mi si porta così. La saggezza dell'albero è indubito. Faresti meglio a darmi retta. Sono un mercante. Sono un mercante. Vorrei il riscatto di mio fratello. Conosco la sua fratello. Conosco la spada. Come parli, mercante? Io non giudico, amico. Ripeto solo quello che mi dicono. Avevi ragione a cercare. Quindi devo un pochettino fare il pozzo delle anime. Non so. Devo parlare un po' con lui. Il pozzo. Attraverso il pozzo le anime vengono ricondotte. Non mi hai ancora detto. La storia del mio popolo è finita dimenticata per sempre. Penso che sia un satiro comunque. Non rimane altro. Non siamo stati i primi. E non saremo gli la realtà del e cosa tiene in equilibrio? Il nulla. La alla fine la così pare. Comunque così non pare. Si spiega che cosa sono solo un umile mercante. Sono Ostrago, albero della vita. Ostrago si chiama Ostrago. Non ne so niente. Perché sono stato così molto è stato tenuto nascosto perché io sto leggendo subito ragazzi se i Nephilim avessero conosciuto ho abbandonato i Nephilim sono diventato un guerriero per le quelle abbandonato sì ma io che cosa ne come so faccio a tornare? E se volessi tornare nelle terre della forgia l'albero della vita ha molti portali cavaliere ah ok molti portali sono chiusi quindi ovviamente ce la trovi dappertutto. Io ho un sacco di armi buone, ma preferisco prendere quelle là rare. Ciao, vaffanculo. Ti vedi sta faccia. Tempestu. Tempestu. E devo andare a destra. Sì, mi sto fermando, tranquillo. Giusto? Sì, la mappa dice di andare là. E ragazzi, cerchiamo di fare la principale per il momento. Le secondarie come la vedo io, non ci sono problemi, la vedo io in offline. Giusto bene. Esatto. Il corvo dice che devo andare da quella parte, ma io vado da quest'altra. Cioè ormai li massacro, cioè questi non hanno manco il tempo di capire come che muoiono, muoiono, te l'ho detto. Proprio cioè li prendo a pugno, calci, ginocchiate, tutto quello. Il picco del serpente, siamo arrivati ragazzi, dai. Nella zona dove dobbiamo arrivare, vediamo che succede. Onda! Io sogno la morte! È così. E quindi? E che ho fatto facendo sta cosa? Ah, bene. Ma buongiorno, come è stato? Da posto? Ma che cazzo se mi dicevi? Cosa sto vedendo? Che è? Una specie di nave, che è? Ma che cazzo? Tutti i giorni, Svenne. A cosa? Dai morte, dai, vai! Ma che cazzo? Ma che cazzo? E guarda che te la caffa tutto lui perché io dovevo fare tutta sta roba, donna mia! Eh sì, vabbè. Anche Spoiler va a casa così. Esatto. Quello dal barbiere. Esatto. Salto su dei serpenti giganti. Volano e poi mi chiacchierando presto da casa direttamente. Esatto. Va bene. Mi consenta. Cosa ho preso? Non va bene. Se fosse tutta quanta buona l'avrei rimessa. Perché comunque il livello 13 non è male. Salve! Ora! Pac! Ecco. Piano. Salve. Non so dove cazzo devo andare. Oh, barra mia. Non vedo niente. Oh. Ah, qua. Il massimo? Ok, va bene. Piano.
Meno male che ci sono queste indicazioni tipo da visual, perché sennò io non vedevo un cazzo dove dovevo andare. Piano scendi, ah! Ok. Salta! Pio! Pio! No! Pio! Ok, oh, ok. Va bene, ok, va bene così. Andiamo. Piano. Non vedo niente. Non vedo un cazzo. Non vedo niente. No, è così non posso. Ah sì, posso. Quando mi fanno questi visuali non devo mai saltare avanti, perché non mi fa saltare, quindi. E già è una cosa buona, perché su Pezzo Spezia queste cose non c'erano, quindi tu vediamo e morivo e basta. Opa! Infatti. Pezzo Spezia sì, o sapevi dove andare o morivi, non è che. Invece qua almeno ti fa la visuale e ti aiuta un po'. Ti dà l'indicazione. Minchia, stiamo facendo parkour, stiamo facendo oggi. Buongiorno! Ok. Tanto la porta indietro è chiusa, quindi. Vediamo un po' dove arriviamo. E che è questo? E ci che è la torre del DK questa. Cos'è, un'arena? Che è? Trono eterno. E c'è uno che fa arti marziali lì, Sven. Mi sa che dobbiamo prendere la schiaffa un bacio. Salve, siete amici miei? Posso parlarvi? Ah, questo è un coso. Ti ha mandato il cancelliere? Sì, quello di Warcraft. Cavaliere, ho già sconfitto la morte una volta. Non so di che cosa stia parlando. Ovviamente no. Non avresti potuto incontrare un cancelliere. Per secoli, la sua lingua ha instillato veleno. Quindi questa è una testatura, ragazzi, questo mi impara molte cose. Sta seduto sul trono. Tu chi sei? Sono il maestro delle lame. E tutto ciò che rimane del guerriero. Draven. Un po' si chiamava Draven. Avrei dovuto. Ma ho conquistato la mia. Quanto costa l'addestramento, zio? Tutte queste cose qua devo comprarmele, ragazzi. Sì. Assolutamente sì. Vabbè, prendiamo un po' di roba intanto. Prendo un po' tutte quelle che riesco a prendere. Quelle che mi manca, poi lo prenderò appena raccolgo i soldini. Non è un problema. Ho preso tutto. Posso passare? Nessuno disturba il signore. Un cavaliere nel regno dei morti? No, no, non sia mai. Devo parlare con il signore delle ossa. Con Jimmy. Questo non è possibile. Il signore delle ossa, Sven e Jimmy. Il mio signore si prende cura del suo re. E Jimmy con le ossa. Che va al di là della tua comprensione. E tu sei forse il suo fermaporta? C'è solo un modo per risvegliarlo dal suo sonno. Ti schiaffo un bacio. L'arena dorata. Qui ai mortali viene offerta un'ultima. Sconfiggi il campione. E dov'è questa arena? Dov'è? Dimmi, dov'è questa cazzo di arena? Oddio che? Non preoccuparti, cavaliere. Siamo già arrivati. Perfetto. Cosa c'è adesso? Cosa c'è adesso? Fammi parlare e forse. Ma. Allora non ti risparmierò. Parlami da. E il suo ti posso. Allora devi. Io ovviamente parlo con lui, ragazzi. L'unica cosa che ho. Il regno d'ombra. Le sorelle cieche, senta le sorelle. Abbiamo dato il. Ce n'è. Ho aiutato. Che cosa potrebbe fare il mio signore senza di me? Ah, non lo so. Stai attento nell'arena, cavaliere. Se ti accadesse qualcosa, non so se potrei perdonarmelo. Sì, però se mi dai il tempo di capire quale cazzo è la mia missione, dove devo andare a farla, poi sarebbe pur buono. Però va bene. Punto abilità ottenuto. È il secondo punto abilità, ragazzi, oggi. Tre punti, ha detto. Quanti cazzo di livelli ho fatto? Scusatemi. Ah, no, uno. Magari toc toc. Toc toc. Dago la vena. Guarda. Uno sfidante entra nell'arena. E che cosa cerca? La soluzione. Ma muovete invece una barra. Ma che cazzo. Non ho capito niente. Senta, mi scusi signori, ma. Buongiorno. Disturbo? Tal. No, non
Non c'è un cazzo, ci sta un coso come se to corvo, che tipo che a me me ne frega qualcosa, capito? Non è posto per un cavallo. Se non è posto per una mucca. Sento dei draghi disumani. Oh, guarda che c'è lì. Salve zio Bobby! Tutto a posto? Zio Bobby è proprio imprigionato lì, c'è. Ok. Cosa si chiama? Malfight! Lui è! Io te stacco corno! Ah sì, ho capito chi è. O cosa si può comandare io? Il passaggio di Goflet. Una pietra che ha il potere di infondere l'aiuto agli errori, una delle tre pietre necessarie per resuscitare il campione d'arena. Ah, ci sono tre pietre! I tre magari, Fene. I tre magari. Ma che succede qualcosa? Fa guarda un po'. Ah, si sveglia Pippo. Ma buonasera, come state? Fanno pure piccoli danni, sti cazzo dei figli di puttana, eh? Questa cosa è per me. Andiamo lì! Pergamena dell'arbitro! Oh, pergamena di Mazzolino ho trovato, ragazzi! Segui queste coordinate per uscire dal labirinto dell'arbitro. Tipo... Labirinto dell'arbitro rosso, metafora! Oh, boone! Coglione, proprio! La cosa è quella! Ah, ci ho seccato dall'occhio qua dentro, ok. Ah, ok, praticamente io vado, prendo queste tre cose, ragazzi, e poi sblocco il campione. Quindi diciamo che farò dei tagli enormi, faccio fino ad arrivare a prendere i corni, raga, perché ci sono tante delle pergamene. E vabbè, l'esercito! Il boss, credo, perché comunque sì. Visto, eccolo qua un altro, visto? Ma rossi scarafaggi, che palle. E basta, pure, che ci sa. Zebubi con l'arco! Lo voglio pure io l'arco! Ah! No, voglio l'arco, voglio l'arco, voglio l'arco, voglio l'arco. Beh. Vabbè, se è solo uno, lo massacro, Sven, se è solo uno. Vedi, questo è il secondo corno, poi c'è il terzo, mo, e si sblocca il boss finale, penso. Ovviamente farò tutti di quei tagli fino ad arrivare al boss, che non manco di immagini, Sven, perché farò un sacco di tagli, capito? Immagino. Ora manca l'ultimo, penso. Infatti. Ma tutti si girano da quella porta lì e aprono quella, visto? E ora c'è l'ultimo. Una volta poi là si apre la porta e ci sta un cavaliere. Il cavaliere mi puzza faccia tutti i giorni, quindi devo andare a sconfiggerlo. Ora si vede che se spawnano a caffè c'è puzza. Ma guarda un po' che l'avrebbe mai detto. Tutti! Gli scarabei! Ah, pure. Ah, un piccolo bossino. Anacca, scarabe! Stai vedendo? Sì. L'ultimo pezzo.
Bene. Qua dovrebbe comparire, penso, il boss finale. O succede qualcosa. Appunto. Va bene. Come si ammazza sto coso? A cosa? Non gli faccio niente però. Ok, un altro? Che cazzo è? Ah, pure. Guarda se lo posso portare che zio Bobby. Buongiorno. Come sta? Ma lei è bellissimo. Te lo faccio dire. Madonna quanto è bello. Madonna, troppo bello. Si giri, sono qua. Opla! Ok, ok, aia! Ah, mi ho fregato alla fine, vabbè, vedi? Ora! Che c'è ancora? Ah, ecco qua, penso che l'ho distrutto, Sven, guarda. E la madosca. Penso che l'ho distrutto non così, ma malissimo. Mi ha sparato uno forziere. Qualcosa di buono qua dentro. Ho trovato le zanne leggendarie. Signore, speravo tanto che no. Avete perso il... Credo che ora il... Io non te lo posso impedire. Vediamo che il re... Cartus! Guarda, Cartus, sei lì. Puzzi di vivo, cavaliere. Come se merda. Di anime reclamate. Tu non sei il benvenuto. Non sei niente, già so. Peccato, l'atmosfera cominciava a piacermi. Allora non sei rimasto qui abbastanza. Miliardi di anime affollano il mio regno. L'intera umanità è pronta a reclamare vendetta. Ma... vedo che questa musica ti suona già familiare, non è vero? Cosa vorresti da me, cavaliere? Mostrami la via per il pozzo delle anime. Cosa stai cercando qui? Il potere sulla vita e sulla morte? O magari speri nella soluzione, fratricida? Mi chiedevo dove fossero finite le anime dei tuoi fratelli, visto che non sono mai passate dal... Concedo al proprietario di poter comandare il signore dei morti delle pianure abissali. E buffetti, ci fermiamo qua, ragazzi, perché credo che ho fatto un sacco di tagli per essere appunto arrivati a un punto giusto, ragazzi. E abbiamo parlato con il re qui dell'inferno, possiamo dire, che sembra che veramente siamo su Shadowland. Però comunque sì, ragazzi, è stato veramente bello questo capitolo. Diciamo che abbiamo un po' visto la nuova zona, appunto l'abisso. Quindi vediamo un pochettino poi con i prossimi capitoli cosa succederà. Aspettate che la webcam... Ok. Prego, smettesse cosa fare. Ok, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, mettete mi piace, iscrivetevi al canale per non perdervi altri contenuti. In descrizione, come sempre, trovate tutti i contatti per contattare Zigzag99. Anche il link della pagina Facebook, mi raccomando, seguiteci, che è davvero molto importante. Anche il link per le donazioni, per chi vuole farci una piccola donazione.
E niente, io Sventesse come sempre vi mando un forte abbraccio, vi mando la parola finale a Zigzag99, prego. Perfetti, Sventesse ha detto tutto, ovviamente se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale, tutti i social per potermi contattare li trovate in descrizione, tra cui anche la pagina Facebook, è molto importante perché metteremo tutte le notizie ovviamente di quello che faremo nel canale, tutte lì. Noi ci vediamo nel prossimo video, bella Gufetti e grazie.